Benvenuti a Terra Madre, continuano le interviste ai Maestri del Gusto. Faccio i complimenti a Francesco del Dolce Canavese, riconfermato Maestro del Gusto, quindi complimenti. Una domanda che facciamo a tutti, cosa vi ha portato a livello aziendale a far parte della rete Maestri del Gusto? Beh, Maestri del Gusto è una rete molto interessante, sia a livello di contatti, banalmente si stringono un sacco di relazioni con gli altri maestri, nascono un sacco di collaborazioni, e poi è un riconoscimento di qualità, perché vengono i responsabili della Camera di Commercio a fare i controlli dell'igiene e della sicurezza nel nostro stabilimento, e quasi come, cioè, sono veramente severi, è un controllo molto serio. E poi ci permette di partecipare a un sacco di eventi, manifestazioni, degustazioni, cose molto interessanti che portano un ritorno mediatico e di pubblicità. Un'altra domanda che facciamo ai tuoi colleghi maestri, cosa significa oggi essere un artigiano d'eccellenza nel 2024? Allora, essere un artigiano ha dei pro e dei contro. Partiamo dal contro: facendo pochi volumi non riusciamo ad avere margine e potere di contrattazione sull'acquisto delle materie prime. Vediamo, negli ultimi anni c'è stata un'impennata dei prezzi e insomma un po' l'abbiamo assorbita e un po' l'abbiamo ribaltata sul listino, e non riusciamo a essere magari scalabili nelle produzioni perché molti passaggi sono fatti ancora a mano, però questo ci porta ai vantaggi che ci permette di avere un prodotto unico, di altissima qualità, e il pubblico lo riconosce e si fidelizza e continua a comprare, per fortuna, i nostri prodotti. Ti ringrazio Francesco Dolce Canavese, buona Terra Madre. Grazie, buona giornata.